Quando io sono taggato, che devo fare? Niente, devi solamente... Allora, aspetta un attimo che troviamo... Ok, abbiamo fatto una cosa... No, eccoci! La diretta Facebook. Alex, mi fido di te, come va? Vai, poi mi dirai, perché c'è un minimo di delay fra quando ci ascoltano e quando fanno le cose. Allora, un'altra cosa, Ottavio, che questa cosa mi affascina molto. Tu mi hai parlato precisamente del mercato che ha a che fare con lo sport, ma altri settori che secondo te stanno cominciando ad essere sempre più sensibili sull'utilizzo di questi strumenti? Beh, la medicina, anche in questo caso, da sempre la matematica è stato uno strumento a supporto. Quindi della medicina. Sì, ma oggi c'è una grossa quantità di dati anche per i medici, a disposizione dei medici, perché aumentano gli strumenti di diagnostica. Però anche in quel caso serve qualcosa che aiuti il medico nell'estrarre dalla grossa quantità di dati o immagini, che alla fine sono sempre dati, l'informazione è davvero rilevante per prendere decisioni accurate e in tempi rapidi. C'è uno statistico americano famoso perché ha previsto l'andamento delle elezioni di Obama l'ultima volta che ha fatto, diciamo così, l'ultima elezione, che si chiama Nate Silver, che ha fatto un libro tradotto in italiano anche recentemente che si chiama The Signal and the Noise, il segnale e il rumore, dove lui dice proprio che tutta la modellistica di analisi anche in ambito statistico è separare quello che è rumore, dati non importanti, dal segnale. È il grande problema oggi. Oggi si fa tanto parlare di big data, ma la vera sfida è non parlare di big data, ma parlare di smart data. Smart data, bello. Cioè, bello. I dati davvero, dove davvero c'è dell'informazione rilevante, davvero utili. E anzi, oggi tante aziende, ma in generale non solo le aziende,
c'è la corsa a prendere tanti dati. Okay. Oggi lavoriamo molto con i social network, tutti vogliamo prendere dati dai social network, ma il problema non è prendere tanti dati, è prendere quelli giusti e sapere poi cosa farne. Esatto. Guarda, ti dico, sono tornato proprio da un convegno l'altro giorno da Hannover, il Web of Science 2016, mm-hmm. dove l'argomento è proprio questo, cioè abbiamo tutti questi dati, però non abbiamo ancora strumenti sofisticati per poter non farò il nome nemmeno sotto tortura, dietro c'è uno che mi sta torturando, ma... Noi abbiamo lavorato per un'azienda il cui problema era il seguente. Dice, io ho tanti sensori a bordo della mia tecnologia, non posso dire qual è, e utilizzo questi sensori per rilevare lo stato della mia tecnologia. Okay. Quindi so già tirare fuori le informazioni da questi sensori. Il problema è che mi costa un casino. Allora, la sfida era, mi riesci a tirar fuori la stessa informazione con meno sensori? Quindi... passare da un concetto, perché prima hanno messo tutti i sensori possibile, senza sapere cosa farne, poi hanno capito cosa doverci fare, però si sono detti, ma adesso io non posso mettere sul mercato una tecnologia che abbia tutta questa sensoristica, perché altrimenti c'è un problema di costi, di manutenzione, allora la sfida è, come faccio ad avere la stessa informazione con meno sensori? Ah, fantastico. Quindi anche in un'ottica di ottimizzazione delle risorse, della diminuzione del rumore, eccetera. Esattamente. Senti, prima l'esempio che stai facendo in ambito medico, mi ricorda vagamente una tendenza che si usava qualche tempo fa dei DSS, Decision Support System. Alla fine è questo. Perché non è che la componente umana viene eliminata, aiuto. No? Lo stesso strumento che analizza il dato, se lo metti in mano a me, faccio solo danni. Okay. Se lo metti in mano al medico, allora sì che può essere utilizzato al meglio. Quindi mai disgiungere la componente umana, tecnica, di competenza, con lo strumento che ti tira le informazioni fuori dai dati. Anche prima, quando abbiamo parlato del virtual coach per la pallavolo, se quello strumento lo metti in mano a me, io non vincerò mai una partita. Se lo metti in mano ad un allenatore competente, allora hai tolto a lui l'onere di fare un lavoro sporco, di guardare dentro il dato, lo fai fare ad un algoritmo che lo fa meglio, e poi quell'informazione, dandola all'allenatore, allora l'allenatore la sa utilizzare nel modo migliore. Fantastico. E anche comunicare nel modo migliore al giocatore. Fantastico. Perché il competente deve essere anche colui che sa filtrare quello che gli dicono i numeri e capire qual è il momento migliore per trasmetterlo ad una squadra. La stessa cosa per il medico. Noi adesso stiamo sviluppando per esempio uno strumento di supporto per la diagnosi e il rischio di rottura di un aneurisma addominale, una patologia molto diffusa e con un altissimo rischio. E oggigiorno i medici non hanno strumenti avanzati per valutare il rischio di rottura. Se non la loro praticalità esperienziale, non supportata da dati, diciamo così, non dico oggettivi, però da dati più consistenti, che non sia solo la hanno sensazione difficoltà personale. Anche tante volte a reperire questi dati, perché la diagnostica ancora è limitata, non ti permette di vedere dentro in maniera accurata. Sì. Mentre abbiamo sviluppato un sistema che attraverso alcuni algoritmi di imaging ti ricostruisce a partire da una TAC in 3D l'aneurisma, ti fa una misurazione automatica delle caratteristiche morfologiche dell'aneurisma, ti abbina una simulazione fluidodinamica di come quel flusso del sangue all'interno di quell'aneurisma e quindi aiuta il medico ad appurare in maniera più precisa il rischio di rottura dell'aneurisma. Quindi non solo vedi meglio l'aneurisma, fai anche una simulazione di come scorrerebbe il sangue. Esatto. Fantastico. Quindi e alla fine c'è un altro aspetto, oggi il medico, qui andiamo un po' più sul politico, il medico oggi ha la scelta, nel momento in cui decide di operare, deve scegliere tra diversi possibili tool con cui operare, ad esempio gli stent da inserire. No? Okay. Ci sono decine di case farmaceutiche, ognuno propone il proprio prodotto di nicchia. Gli stent sono questi, diciamo così, questi elementi che si mettono nelle vene per tenerle, per farle un po' di più. In caso per di uniformare anche la geometria delle vene, delle coronarie, della aorta in questo caso. Ebbene, il tool suggerisce il device ottimale rispetto alla morfologia dell'aneurisma, quindi anche una democratizzazione dell'offerta. Questo non è mica da poco, c'è tutta questa roba fatta con la matematica, sì, è vero, la matematica non è più solo teoria, è roba che si fa con le mani. Guarda, te lo dico anche io per esperienza, per quelle quattro cose che faccio da analista dati eccetera, sono anche io dell'avviso che questi strumenti sono molto utili quando li metti soprattutto nelle mani delle persone che li sanno interpretare. Bravo. Perché altrimenti se non interpreti, questo fa la differenza. Esatto, se non li sa interpretare solamente ai numerelli, oppure ai modellini, ma poi alla fine che ce faccio? Assolutamente. Quindi la competenza, questo è interessante però, e poi magari ti lascio andare perché so che c'è un treno, perché vuol dire che esistono alcuni lavori che saranno completamente sostituiti dalle macchine, ma altri lavori, soprattutto di alto livello, in cui c'è necessaria una capacità di lavorare con le informazioni, non solo con i dati, ma con le informazioni, quindi in maniera più raffinata, in realtà non vengono sostituiti da questi strumenti, anzi, vengono valorizzati. Fanno un lavoro più nobile, il lavoro
lavoro dove davvero possono quello mettere crea, diciamo così, quello problem solving. Esatto, diciamo. Possono davvero mettere a frutto l'esperienza, fantastico, la competenza. Oggigiorno davvero è impensabile che un medico, un allenatore di una squadra di pallavolo perda tempo cercando di fare la statistica sui dati, no? Aspetta un attimo, questa cosa la voglio approfondire, però lancio una domanda che c'è il delay. Se qualcuno vuole fare una domanda ad Ottavio prima che se ne vada, cioè fatelo veramente senza problemi. Basta che sia facile. Basta che sia computazionalmente trattabile. No, stavi dicendo quindi anche l'allenatore... Anche per l'allenatore, cioè non è giusto chiedere a loro di fare statistica, no? Di andare a capire qual è il dato corretto, qual è il rumore, no? Perché loro fanno un altro mestiere. Fanno un altro mestiere e spesso invece impiegano il loro tempo e le loro risorse per fare questo. Invece questo lasciamolo fare a degli strumenti di calcolo, a degli algoritmi e poi lasciamo a loro, che sono estremamente competenti, di interpretare queste informazioni. Make it sensible. Cioè fare in modo che siano ricchi di lo dico senso. Sempre che io tu dovresti fare quello che racconta, quello che sono e quello che faccio, lo dici sempre meglio. Io faccio solo gli slogan, che sono bravo a fare gli slogan e i titoli delle tesi e basta. E tu che ne pensi? Io sto a posto. No, adesso facciamo parlante, credo, non è che te la cacci. È il padrone di casa. No, cioè, ho dato prima spazio a Ottavio, ovviamente perché calabrese, perché c'è anche una cosa, come dire. Quando si conosce calabrese dai loro diventa una specie di setta. No, poi nel fondo voi del nord mi sfuggite. Voi del nord, voi al di là dello stretto, diciamo. Quelli, al di là dello stretto. Di un altro contesto. No, ma anche perché adesso so che devi andare via. Ciao Nazareno, grazie. Buon pomeriggio anche a te. Buon pomeriggio anche a te. È stato un piacere. Ho sempre visto dall'altra parte del tubo questo caffè con Bennato, è un caffè spettacolare. grazie. Grazie, ciao. Ci teniamo in contatto. Sentiamo per i nostri progetti. Ciao, sì, caro. Grazie, scusate, noi ci baciamo. No, è come giusto, giusto che sia. Io chiedo scusa se sono così, però giuro che abbiamo iniziato questa diretta, cioè questi tre giorni qua a Verona. No, io ce l'ho già perché... Fare un riepilogo, Verona, sì, Start vai. Time. Verona, Start Time. Scuola di autoimprenditoria, cioè abbiamo iniziato, ieri ero in giacca e cravatta, te lo devo dire. Ah, c'hai pure la cravatta? Sì, progressivamente... Manco le cose di Bologna, non ho mai visto la cravatta. No, si è stanchi, però, quindi va bene così. Va bene così. Il problema è che volevo anche mettermi più, come dire, più a tono. No. Solo che sono andato su Opera dove sono i ragazzi e c'erano picture in ogni dove. Mm. Quindi anche in bagno c'erano due che stavano facendo piccoli gruppi, stanno facendo micro pitch. Stanno facendo una SWOT. No, dimmi un po' che sta succedendo adesso. Allora, siamo sempre in questo percorso di avviamento all'imprenditoria. Sì. E adesso cosa stanno? Io dico la mia presenza, io parlo di storytelling, cioè come si racconta un'idea di prodotto o comunque un'idea di impresa per cercare investitori oppure per cercare per affascinare, diciamo così, i propri clienti reali o potenziali. Questa è la mia parte, diciamo. E la farò adesso praticamente verso le 3, no? Sì. Quando c'era quel seminario. Invece adesso cosa stanno facendo? Allora, abbiamo diviso, cioè in realtà si sono divisi loro sulla base di quattro idee. Sono fatti i gruppi. Quindi hanno selezionato quattro delle loro idee, sono in gruppi da cinque ragazzi e stanno lavorando sulla SWOT, cioè stanno cercando di capire... Punti di forza, punti di debolezza, esattamente, opportunità, di queste minacce. Ci sta abbandonando il... L'iPad. Scusate, ma è tutto molto precario, siamo in mezzo a un giardino sostanzialmente. Se ve lo faccio vedere. Bellissimo. E quindi stanno lavorando, stanno facendo questa analisi, perché poi dopo l'intervento di Davide invece lavoreranno sull'aspetto legato più alla comunicazione, cioè al racconto di questa idea. Quindi adesso capiscono un po' debolezza, forza, opportunità, rischi, quelle cose che voi sapete. E ne abbiamo parlato, Nazareno, scusa, ti faccio... Sì, vorremmo fare qualcosa in streaming. Il problema è che... Ah, scusate, Nazareno Giovanna ci sta dicendo, sarebbe bello poter vedere qualche intervento in streaming. Allora, vi spiego qual è il problema, che siamo in un bellissimo posto, appena restaurato. Cioè, siamo a Verona, cioè, non hai visto il sole che c'è? Siamo in una residenza, non è in una residenza universitaria, che è meravigliosa, però, essendo appena ristrutturata... È fighissima anche da viverci, però abbiamo dei problemi di connettività dentro, sì, pareti molto spesse, quindi non riusciamo a fare la diretta. Non abbiamo la base, diciamo così, di connettività necessaria. La base dati, in la base caso, dati, la base di navigazione, per cui purtroppo faremo qualcosa. Ci proviamo. Però da dentro è piuttosto complicato. Da dentro, infatti siamo all'aperto adesso. Dove eravamo?
All'aperto. No, stavi raccontando punti di forza, punti di prezzo, opportunità, minacce. La Angela si svuota e poi dopo il mio, diciamo così, dopo i miei suggerimenti faranno la parte di storytelling. Esattamente, sulla storytelling domani, che domani finiamo, invece parliamo di supporto. Cioè, ok, io ho capito come strutturare quest'idea. Ho capito, grazie all'illuminazione del prof Bennato, come raccontarla. Domani ci sono quelli che c'hanno i soldi, certo, e quindi vado lì, lo comunico bene e lo comunica bene, si fa dare i soldi, incasso a luna, grandi assegni che girano. Alex, dunque, fare un video e caricarlo successivamente, sì, magari adesso vediamo come è meglio fare, però la cosa affascinante è fare la cosa in diretta, poi sai che si perde un po' il fascino della diretta, anche dell'esperimento, siamo più freschi, sì, diciamo. siamo più freschi. Poi il video registrato, ciao Ottavio, grazie ancora, salutiamo Ottavio sta andando via, prende il treno. Ottavio è veramente un grande. Sì, una cosa bella che ha detto oggi, poi mi dici tu quando non ne possono più, è una cosa bella che ha detto oggi Ottavio, è spiegare che cosa significa fare imprenditore. Sì. Ci ha raccontato come quasi tutti quelli che dicono voglio fare la startup, poi in realtà il loro problema è a quanto me la vendo. Sì, no, infatti, c'è un problema proprio di percezione. E invece lui non ci ha mai pensato a venderla. Perché la sua idea è quella di fare un'impresa per farla crescere, non per la famosa exit. Magari gli piace. Vai, viaggio, e sì. Quindi anche noi facciamo quello che ci piace? Sì, io sì. Infatti, io sì. Ci divertiamo. Per quanto può sembrare strano, a me analizzare i dati, insegnare all'università, studiare e leggere, mi piace da fare queste cose. Queste cose sono più esperimenti per scherzare con gli studenti. Però vi posso dire una cosa, faccio un po' quello serio adesso, che questo modo di fare attività di questo tipo, cioè farle parlando di cose serie, un po' come queste dirette che lui mi ha insegnato a fare, cioè lui mi ha insegnato, io ho visto come le fa e allora ci provo, non me l'ha insegnata. Mi piace pure a me. Questo modo di fare le cose, alla fine è quello che in questi ragazzi fa la differenza. Sì, è vero. Cioè lo vedono che c'è passione, vedono che c'è anche competenza. Noi che siamo dei timidoni, perché se ne siamo dei timidoni, ci scherniamo quando ci fanno i complimenti, però la verità è che siamo contenti perché questi ragazzi entrano con un'idea, non con un'idea di impresa, con un'idea di cosa farò da grande, cosa mi farebbe quello che li aspetterà in questi giorni, e poi capiscono che le stesse cose che si possono fare in maniera pallosa magari si riescono a fare più divertendosi e stando bene. Infatti qua mangiamo ogni 2 ore come i bambini neonati, che aiuta noi del nord Africa. Perché tu sei sempre in coda calabrese. Beh, io sono calabrese. A Catania, io sono a Catania, ma sono in coda transcontinentale, diciamo. Sì, come i pneumatici. Esattamente. Quindi questa cosa, questo modo di fare a Verona, ragazzi, perché a Verona. Siamo a Verona. A Verona. E quando tu gli dici "Ma guarda, viene questo qua che è di Palermo". Poi c'è un altro che viene da Catania, perché non gli sta a raccontare che è calabrese. I dettagli, quello so io. Poi viene Ottavio che avete visto 10 minuti fa. Che è dello spin-off del Politecnico di Milano, ma in realtà è calabrese pure lui. Paola, stazione di Paola. A un certo punto ci cominciano a dire, però parliamone. Cioè, salutiamo Ottavio Crivaro che ci sta guardando. Che ha la saudagi, per cui ci ha abbandonato da 30 secondi, adesso sarà in però taxi. Ha già la nostalgia. Però lui siccome è molto, adesso sta lì e vuole vedere cosa stiamo dicendo di lui. Diciamo cose bellissime, Ottavio, cioè non possiamo fare altrimenti. Ci manchi, non c'è lo stesso spirito di prima in questa diretta. No, nel senso c'è un velo di tristezza perché è l'anima palermitana che è anche un po' così, perché tu sei di Palermo. Sì, però ti vogliamo bene lo stesso. Io figuro io che sono per parte calabrese, per parte romana e per parte catanzarese. Bennato si vende in funzione di quello che sì, diciamo, sì, se sì, lui storytelling. Sta qua, dove sta qua lui è storytelling. Romano. Ciao, Dimo Famo. Professore romano. No. Poi dice "Ma io sono un fuorisede, vengo da Catania". Diciamo, in realtà io insegno a Catania. Ah. Cioè, dipende molto da sì, sì, c'è storytelling. Ah, perché vale a spiegare che io c'ho 20 anni in calabresi, 20 anni romani e spero a sto punto un'altra 20 anni catanesi. No, ma infatti settimana scorsa abbiamo fatto queste dirette da Salerno per la borsa da ricerca. Ma da qui siete più... Ottavio Crivaro dice "Ma da qui siete più belli". È perché il video sfila. Slancia e quindi slancia. Sono... E poi ho anche sbottonato la camicia in modalità crocefisso che non ho, quindi anche un'aria maschia. Anche io mi sto progressivamente sbaccando, però poi mi devo sistemare. No, dicevo che settimana scorsa abbiamo fatto la diretta dalla borsa della ricerca a Salerno e ho detto una cosa che ho ripetuto anche oggi, cioè ho detto a Salerno si lavora bene, perché è vero. Più che Napoli? Sì, molto. Oggi ho detto, nella diretta che abbiamo fatto stamattina, a Verona si lavora bene, perché è vero.
Non è quella dei cantanti che vanno in giro e dicono sono felice di essere nella mia città preferita. No, no. Oppure come quelli che vanno in giro con le magliette, con la scritta sopra dove sono, con le felpe dove c'è la scritta oggi, grazie! Esatto. Sicilia. Si guardano. Però gli hanno messo la maglietta sbagliata, poi gliel'hanno messa dietro, allora a quel punto diventa complicatissimo, però volevo dirvi che fare le cose nelle università e con le università in Italia è possibile, sì. Non in ogni posto, perché non è dovunque così, però il poter fare delle iniziative serie, ma divertendosi e facendo gruppo, sì, anche con questi ragazzi, devo dire che è bello. Anche perché mi sembra di capire che la cosa interessante è, cioè, se trovi l'interlocutore giusto, no? E anche se hai, cioè, il valore nel raccontare quello che fai è comunque perfezionato, al di là delle battute. Emblema lavora su Fondazione Emblema, lavora su queste cose da molto tempo ormai. Quindi ormai c'è anche la capacità di saper comunicare le cose, coinvolgerle senza essere necessariamente troppo, diciamo così, didascalici. Nel senso, io ti do dei contenuti, ti faccio capire come utilizzarli e poi sta la tua sensibilità di studente laureando o laureato a trasformarla in qualcosa. Le cose che ormai ci conoscono, per cui se vogliono fare le cose serie, non ci chiamano. È semplice. Quindi quelli che cioè, serie nel senso seriose. Se vogliono fare le cose seriose non vi chiamano. Sì, anche e i contenuti sono ora sì, no, ci sono prodomo sua. Ma anche di quelli che ti dicono perché noi siamo quelli più bravi, noi siamo quelli più strutturati. Non siamo noi non siamo i più bravi, ve lo dico. Quindi se avete bisogno di fare delle cose sul placement o sulla ricerca, cercate i più bravi. Non chiamate noi. Che cioè, non è vero, dico, si sta schermendo. Anche Salvo Licalzi, che adesso è in diretta, salutiamo. Ciao Salvo! Che conosce tutti e due, può testimoniare che noi non siamo né i più bravi né i più seri. Quindi noi siamo fascia B. Qui però, nel momento in cui chiamano noi fascia B, cioè quelli siamo. C'è cioè, l'aspettativa è diciamo, in linea poi con diciamo, poi c'è un sacco di belle ragazze, l'organizzazione. Anche nei partecipanti. Però quello dipende molto da, però dipende anche dal contesto territoriale, mi sembra di ricordare. Ma che veramente, cioè, l'eugenetica, non lo so, cioè, non lo so, adesso non ho idea, insomma. No, così, quelle due volte che sono venuto. Dove sei venuto poi? Ma Bologna. Vabbè. Adesso seconda università di Napoli. Sta scadendo questa cosa diciamo, in una diretta di serie B, proprio, cioè, una B direct. Cioè, dopo B come Bennato. Dopo i B movie abbiamo i B direct. Il B se sono i Bennato. Va bene. No, io direi che secondo me va bene così. No, non so che Salvo Licalzi, appunto, che come diceva giustamente Tommaso conosce entrambi. Hai qualche. Si starà chiedendo, ma quello stava a Bologna e quell'altro a Catania. Ma che cacchio fanno a Verona? Infatti, io per incontrare una persona di Bologna da Catanese, dove la incontro? A Verona, è ovvio. Oggi. San dire. Settimana prossima a Napoli. Perché chi vuole incontrarmi, certo, sono a Napoli per fare. Anche perché sento un po' di nostalgia delle pastarelle. È un po' che non ne mangio. Io dopo una settimana a Salerno, se mi parlate di cucina napoletana o del deve di saggio. Cioè preferisci a questi canederli, cioè la roba. No, ieri, allora parliamo anche di gastronomia. Ieri ci hanno portato in un posto che non mi riesco a ricordare come si chiama, gli schiavi, qualcosa del genere, i servi, una cosa con la S, e abbiamo mangiato della grandissima carne. Chi vuole vedere sul mio profilo Facebook o Twitter, Instagram ci hanno provato, però non ci sono riusciti. Si vede della gran carnazza, ma non carnazza aggressiva, fatta veramente della tartare con gusto di altissimo profilo, col pane di Altamura, eccetera, eccetera. Il tipico pane di queste parti. Sì. E solo che mi dicevano, ma tu mangi sempre? Io non è che mangio sempre, ragazzi. Io ieri. È convivialità. No, non è convivialità, è che a una certa c'ho pure fame, considerando che ieri, siccome quando noi diciamo scuola intensiva. È intensiva, quindi noi ieri io non ho fatto colazione, non ho pranzato, sono arrivato la sera a cena. Che te saresti magnato un responsabile dell'ERSU. Quel sant'uomo mi raccontava delle cose che si potevano mangiare, ma io ho detto scusate, datemi qualcosa intanto e poi ne parliamo. Quindi non è che mangio sempre, è che quando mangio sono talmente emozionato che faccio la foto. È diverso. È carina come cosa, molto giustificazione. Io direi che per adesso basta così perché abbiamo abbondantemente, diciamo così, tracimato nelle quasi mezz'ora che parliamo. Allora io vorrei ringraziare diciamo quello che succede adesso perché sì, magari sì. Allora, siccome non perché si fosse collegato non in ritardo sappiamo se riusciamo a fare la diretta perché adesso proviamo c'ho un'idea proviamo e adesso fra mezz'ora più o meno ci sarà Davide Bennato che
Parlo di storytelling. Bravo. E come sempre, a parte che vi voglio bene, però come sempre aprirà un po' la testolona di questi ragazzi, che è il motivo per cui li invitiamo, non per quello che sa, ma per come lo fa. Attenzione. La parte performativa. Il valore aggiunto di Bennato, e questo lo dico e poi incasso, è la performance. La performance. Quindi, e poi dopo, scusate, mi giro dietro perché guardo, perché non mi ricordo il programma. E alle 5:30 invece ci saranno alcuni imprenditori che provengono quasi tutti dal contesto veronese, quindi Confindustria Vicenza, Confindustria Verona, quindi degli start-up veri, cioè ragazzi che hanno fatto veramente impresa e continueranno raccontando un po' la loro esperienza e come sono riusciti a mettere su qualcosa di interessante. L'unica cosa che vorrei dire seria, e poi mi sto zitto, noi di questa edizione di Start Time ne abbiamo fatte tante e per la prima volta abbiamo avuto dei ragazzi che non vogliono fare una startup innovativa, senso tecnologica. No, vogliono creare una microimpresa su mestieri tradizionali. Non era mai successo e all'inizio, ieri in realtà, non avevo capito come inquadrarla e invece ho capito che è una cosa estremamente preziosa perché quando si parla di autoimprenditoria, oggi si parla quasi sempre di cose tecnologico, voglio rivoluzionare il network, mondo, qualcosa, no? E invece ci sono tanti ragazzi e in questo contesto, visto che siamo a Verona, c'è abbastanza usuale, quindi c'è un gruppo di lavoro che sta mettendo a fuoco un progetto che di innovativo in senso stretto non ha niente. E come ci diceva Ottavio stamattina, cercano solo di fare meglio qualcosa che fanno gli altri. E questo è una cosa, un valore aggiunto che non avevamo mai avuto. Nazareno Iuvara, davvero un'idea carina. Quale? Quella di 10 secondi fa, quella che faceva riferimento appunto ovviamente all'impresa utilizzando queste tecniche, questo coinvolgimento di studenti anche rispetto al territorio. Ci si prova. Va bene, d'accordo, io ringrazio Tommaso Aiello per aver partecipato a Un Caffè con Bennato, poi ovviamente per tutti quelli che se lo sono perso, ovviamente è disponibile su Facebook e poi sul canale YouTube, quindi sul mio canale YouTube nella playlist che si chiama, guarda caso, Un Caffè con Bennato. Io vado via stasera. Stasera c'ho l'aereo. Potrebbe anche tipo che riusciamo forse a fare un'altra. Proviamo. Perché il suo segmento è del caffè. Sì. Io parlo alle persone che di solito prendono un caffè. Il mio è tutto da creare. Il suo invece è il format da sviluppare. Quindi adesso gli farò la consulenza e poi ovviamente fatturerò. Assolutamente. Va bene, un saluto a tutti da parte di Davide Bennato e Tommaso Aiello. Ciao a tutti. Ciao.